Con mostruoso ritardo dovevamo andare online alle 11, però ho fatto il povero con il programma di streaming. Forse siamo riusciti a essere online. Per avere la certezza, devo un attimo Con refresh. mostruoso Oh, no, ritardo. stai zitto. Ok, perfetto. Ci siamo. Ho la conferma. Twitch mi ha urlato nelle orecchie. Quindi Benissimo. ci siamo e qua posso anche chiudere perché sta funzionando tutto. Ok, ciao amici Oh. di TGM. Ciao amici di TGM, rieccoci. Da quanto tempo ormai Benissimo. siamo impazziti. Sì. Ok, se ci sono problemi di audio di qualsiasi cosa, fatemelo notare nella chat di Twitch, così riesco a leggerla e vi dico, insomma, se va bene o non va bene. Possiamo ignorarla bellamente ogni segnalazione. Esatto, intanto saluto anche tutti. Ciao! Sto salutando solo Bravo. perché ho la chat coperta dalla faccia di Claudio e se sposto la sua faccia non funziona più niente, non funziona, quindi non va bene. Quindi appena si continua un po' a scrivere, poi vi saluto tutti. Nel dubbio, ciao a chi sta scrivendo. Allora, speriamo che non crashi Conan. Io intanto sono crashato io sotto i colpi di tartarughe antropomorfe. Tutto giusto. Qua ho Giusto fatto così. tutto. Ok, benissimo. Allora, no, mi è crashato. Eccolo qua. Funziona. Spero. E finalmente stiamo giocando a Conan. Al Il mitico gioco di Conan. Conan. E gli amici da casa stanno vedendo che io sono chiuso in una casa completamente nudo con la fatidica ciolla al vento. Perché Io pure, scusami, sono nudo, ma sto correndo in mezzo al deserto per cercare di raggiungerti. Mi sono joinato pochi Ok. istanti fa sul server e quindi sto cercando di capire dove devo andare. Poi me lo dici man Allora, mano. adesso vedo di venirti un po' incontro. Se premi M, intanto c'è una bellissima mappa. Sì, ma non capisco dove sto sulla mappa. L'ho già cliccato M. Te parti da proprio fuori. Ah, ma Esatto. ecco, adesso mi vedo. Ok, dove devo andare? E vedi che c'è Non fai un'isola. vedere la mappa, intanto. Sì. Ok, sotto c'è una specie di lago grande grande. Sì, io sono lì. Esatto, e c'è una specie di foce che Sì. segue il fiume. Destra e Davanti a. C'è sinistra ce ne sono due. una foce a sinistra. Ok. Esatto, se te davanti alla foce c'è una specie di isolotto a forma sempre di Conan, lungo. Sì. Sulla punta a destra dell'isolotto ci sono io. Ok, allora dovrei arrivare tra pochissimo. Ok, intanto avviso che io sono completamente ignudo perché ho fatto la mia bella casetta, che è questa qua, sono avantissimo, soltanto che è Sì. arrivato uno struzzo, proprio uno struzzo enorme, ha cominciato a picchiarmi malamente. E mi ha distrutto qualsiasi equipaggiamento che avessi. E quindi devo un attimo riparare. Struzzo maledetto. Ma il lago lo posso Ok. attraversare e mi butto. No, vai, nuota pure. Anzi, dentro Ah. al lago, se premi E, bevi. Allora, vediamo se ti trovo. Sai che però è la ciolla che galleggia sott'acqua. È poetico. Tra l'altro fa anche notte, quindi non si vedrà più niente per un buon paio di minuti. Qua c'è Ma gente io che sta c'ho facendo. giorno pieno però. Non Allora è lato server, cioè lato cliente, notte e giorno, sono così poveri. so, io adesso ho raggiunto però una statua di cui tu parlavi con una grossa scimitarra in mano. Esatto, stile Signore degli Anelli. Allora, Sì. vediamo quale statua hai raggiunto. Ce ne sono una davanti all'altra. Una davanti all'altra. Allora, aspetta, facciamo che mi Sì, metto. sono tra le due statue. Ok, adesso accendo una torcia e mi metto a saltare qua in mezzo. Bello che tu Ehi! accendi la torcia, ma per me è mezzogiorno. Ma no, io vedo tutto buio. Sì, vedo la torcia, ti vedo. Ok, io sono quello lì. Ecco, Amico, chi è? guarda, guarda due scimmie. Guarda Eccolo! che mente capita. Ciao, amico Claudio. Ciao, amico Marco. Ma tu sei Finalmente. vestito, io no. Vabbè, Ma mi devo adesso. coprire, non sono pudico. Ogni No, volta fammi, che fammi. cammini ondeggia tutto, una cosa orribile. Allora, che cos'è Conan? Conan è il solito crafting open world, eccetera, eccetera. Aia. Quindi per te è giorno, invece non vedo niente tutta notte Ma dai, sì, che questa roba è assurda. qua. Allora, ok. Allora, qua ci sono queste belle cespugli. Se te vai sul cespuglio e premi E, tac, Aspetta, raccogli che delle cerco. fibre. Allora, se vado, scusami, vado sul cespuglio. Ok, intanto Quale io cespuglio? leggo. Conan Super Barbaro con il membro che dà le spadate ai mostroni, ma non è una spada. Madonna che shading atroce dei capelli. Sì, no, i capelli sono esattamente anni 80 con
con la gelatina. Tra l'altro è pesantuccio Conan, cioè Sì, non è proprio pesantuccio. comodo comodo, quindi per riuscire a giocarci in maniera umana ho dovuto mettere prestazioni medie, non ti posso guardare mentre parlo, non sono credibile. Ho dovuto mettere le prestazioni medie e quindi, insomma, teoricamente la grafica è un po' più bellina se il PC regge. In realtà noi siamo un pochino, io sono un pochino più povero e mi accontento di quello Infatti che io sto giocando a Ultra, ma è. vabbè. Salute. Allora, una volta che eri, non ti chinare che è peggio. Lo so. Una volta Guarda che arriva gente, però. No, se ne vanno. Là stanno facendo un rave party, tipo. Sì, Anche esatto. loro vedono la notte, però. Ma prima li ho Guarda. visti che stavano pregando davanti a un tempio e non vorrei che adesso andassero a fare qualcosa di poco comodo. Eh sì. Devo Comunque. spegnere la torcia, scusi in te. Sì, Però così quando non sei ti lì. vedo. Perfetto, sei sparito. Allora, non è una questione di stile di capigliatura, ma proprio l'illuminazione dei capelli che fa pena, anzi fa pene. Allora, se tu premi I, il mitico tasto dell'inventario, a destra c'hai tutti gli oggetti che puoi costruire, tra cui i pantaloni. I pantaloni richiedono Ma non 18. 18 fibre di piante. Te quante ne hai raccolte? 10, adesso mi metto a raccogliere come un pazzo. Esatto, riaccendo perché non vedo più niente. Poi ti equipaggio un po' anch'io che più avanzi di livello, più puoi sbloccare le ricette. E Eh sì. sbloccando le ricette puoi costruire le cose comode. Vediamo se nell'inventario ho delle fibre. Sì, ce le ho, te le butto per terra. Vieni qua dove sono io. Beh, qui almeno diversamente da Destiny puoi condividere Sì, l'inventario. no, anzi, qua c'è proprio il gioco di Gilda vero e proprio. Esatto. Drop. Ok, le puoi Ma se raccogli. tu ti metti accovacciato e Sì. butti un oggetto, fa proprio quel gesto lì. Posso, non voglio provare. Allora, astrotasso segnalato per elicotteri molesti. Intanto è Claudio che sta elicotterando verso l'alba, perché adesso sta albeggiando, tu non puoi vederlo, ma è molto romantico questa ecco, posso togliere la torcia. Adesso riesco anche a equipaggiarli. Ah no, sto ancora Anche craftando. da dietro spunta molesto il Conan, e non è bello. Ok, lui sta ancora equipaggiando, e Sto intanto. craftando, sì. Ma adesso devo craftare con il pene? Sì, probabilmente si può usare davanti a una forgia per creare degli artefatti. Occhio e croce. Ecco, ad esempio, la vedete che c'è una tizia che sta cacciando, però, visto che è un pochino lontana, si vede che si teletrasporta di 5 metri in 5 metri, poi avvicinandoci la situazione migliora. I server sono ancora un po' sostenuti con gli stuzzicadenti, la vedo alberi che cadono, e anche in questo server in cui siamo adesso, che è Esc Ita Iborian Age Omega Gaming, eccetera, eccetera, sta nascendo una community italiana qua, perché comunque il server è tra i primi della lista perché pinga pochissimo. Comunque ogni tanto tiro di quelle laggate ignorantissime e si vedono mostri teletrasportarsi. Eccolo qua, i pantaloni cambiano. Ci hanno visto su Twitch e ci salutano. Ciao amici! Salve. Salve! Ecco, se premi la T ti puoi parlare in diretta. Vogliamo salutarli dicendo che sono in diretta su Twitch? Questo invece è Jacor YouTuber. Fa niente. Devi tenere. Ti hanno mai detto che assomiglia al Mastro Lindo? Ti sento lontanissimo, Cla. Sì, scusa, mi diceva anche nella vita vera, Ok. tra l'altro. Ah, tra l'altro, una cosa che forse non sai, se tiri indietro la rotella, se srotelli, il gioco diventa in terza persona. Sì, Ah, ok. quello È ci già avevo già navigato. arrivato. Sì. Allora, ti porto a Là c'è casa. un cervo, però andiamo ad ammazzarlo subito. Dov'è? Ok. O lo ammazziamo a mani nude? No, ci Ormai si vuole una incazza. vita. Eccolo Ormai si incazza. qua. Ecco, lui ha fatto scappare, vedi che tipo Ma arriva non verso sono di me. stato io. È volato via. No, è qua, qua. È qua, è qua, è qua. Vedi come subisce i colpi. Ma laggano anche gli animali, tra Sì, certo, l'altro. tantissimo. Vieni qua. Ecco qua. Una Dai, volta che è ammazza. crepato, con un'arma equipaggiata, tipo la mia spada fatta di pietre, infierisci sul cadavere e infierendo
spuntano ossa, carne e pelli, tutta roba che serve per craftare roba. A me non è spuntato niente. La sagra del nudismo, sì, ma infatti non mi stupisco come non sia un gioco porno attualmente. Cioè, presenti quelli che spuntano su Facebook come pubblicità? Il Sì, sì, gioco sì, più sì, sì. sexy del 2017, esatto. Guarda, compaiono sulla te, tra l'altro, sta roba, bisogna dirlo. No, 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 no. Sai che sono, no, le ricerche intelligenti, queste robe qua. Il target advertise. Anche lo stambecco e il Conan? No, ancora no, però ci sono dei giganti Accendo che il ce l'ha. fuoco, adesso io lo spengo. No, Quello mi ustioni più. quel fuoco. Ah no, ok, questo è un fuocherello. Ma questo perché? Cos'è detto che così Questo perché? perché è grossissimo. Ciao Sir Blade. Ciao. Salve, sei in diretta su Twitch. Ciao Sir Blade. Ciao, sei in diretta su Twitch. Però niente. È Ma finito. quindi, cioè, Ciao a vabbè, tutti, ha salutato. sta lì contento, va bene. Allora, ti porto. Questa è casetta di Sir Blade, per farti capire quanto è povero. Guarda che mi segue, aiutami, inquieta sta roba. No, ma Mi lo sa seguendo. conosciamo, anzi, adesso si è messo anche i pantaloni. Sì. Dicevo, però manca un po' la parte dell'emoticon, cioè nel senso del. Mancano tantissimo. Tra l'altro, quando le prime volte che incontravo la gente, non riuscivo a tipo a fare un saluto cenno con la mano e ballavamo facendo il solito Certo. questo qua per farci capire che siamo Esatto. scemi, non vogliamo picchiarci a vicenda. Allora, questa è casetta mia, bella, eh? Sei emozionato? Ma che bella, dai, posso entrare? Come no? Ti apro la porta, eccolo qua. Guarda com'è Ma che accogliente. chicca! Ok, te tra l'altro che divinità hai scelto all'inizio? Crom. Crom, bene, quindi te non fai niente di preghiere. Io invece ho scelto Set, perché a caso proprio. Però non posso rubarti le cose, Eh vedo. no, non puoi rubarmi le cose perché non sei mio amico. Se Compare una citazione che dice You can't touch this. io. Ta-ta-ra-ra, ta-tan, Esattamente. ta-tan. E io teoricamente per farti amico non lo so, vabbè. Perché adesso sono nella gilda di Sir Braid, qua davanti, che stiamo conquistando questa piccola parte di mappa. Ci faremo pagare il pizzo quando la gente passa, probabilmente. Certo. E vabbè, ti spiego un attimo come funziona adesso le cose divertenti. Tac. Eh sì. Allora. Io tra l'altro, scusami, vedo del ghosting intorno al mio avatar. Non so se hai mai fatto caso, però se tu ruoti velocemente, Che cosa? tipo la testa rimane, fa la scia, tipo discoteca anni 70. Ci hai mai fatto caso? No, nel mio non sembra farlo. Sarà che a Ultra è una feature che Sì, hanno sembra sai quando messo. dei video di sorrisi canzoni di TV che lasciavano dentro le scie, Magic Mix, 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 faceva sempre, fa questa roba qua. Vabbè, comunque. Vabbè, Facciamo le comunque. cose divertenti. Allora, innanzitutto spieghiamo un attimo agli amici a casa che stanno spammando tantissimo sulla chat. Tasso curioso, in pratica sette GDRisticamente nemici giurati. Sì, vabbè, ma qua il GDR, anzi, Sì, è già ancora un po' tanto che non mi presto. tolgo le. Guarda che fai il club. Guarda. Adesso guarda che ci meniamo, eh. Posso dire te. Ah, il buon Mancini dice: posso dire che tecnicamente è una merda? Calcola che hanno anche un anno di early access ancora davanti. Cioè, sono appena nati. Come Beh, gioco, come dai. gioco. Sì. Poi. Allora, comunque, spieghiamo un attimo agli amici a casa che cosa stanno vedendo. Nella parte alta dello schermo ci sono sei icone: il cuoricino, che dovete anche premere su Twitch per continuare a seguirci, mi raccomando. Indica la salute, il fulmine e la stamina. Tutte le volte che si salta, si fa pugni, si schiva qualcosa. Per schivare è shift e direzione. Tac, tac, Ah, perché esatto. io sto giocando col pad, ovviamente. Beh, no, vai. Poi la gocciolina è la sete, aspetta, C è per entrare in combat, per bere si va nell'acqua e si beve e si riempiono anche le borracce. Il cosciotto è il cibo, XP è la barra dell'esperienza che si riempie facendo qualsiasi cosa, tipo esplorare, raccogliere cose, uccidere nemici o che ne so, e costruire. E l'ultimo a destra, quella specie di incudine, è il peso portato dal nostro avatarro. Comunque, notare Ok. che nello skin avete lasciato Phoning Home perché sono un povero. Perché l'ho. Anche tu. Perché. No, nella skin Ah, nel free roll, sì, sì. perché l'avevo preparato, poi ho aggiunto delle cose e poi mi sono dimenticato di risistemarlo. No, Vabbè. XP non è il sistema operativo. Allora, premendo I si apre il mitico inventario.
dove a destra abbiamo tutto quello che possiamo craftare, a sinistra quello che abbiamo, e in mezzo sia il nostro equipaggiamento, sia dove c'è scritto level up, i soliti punti giliristici per pompare qualche. Ma anche le ricette da imparare, ci sono. Sì, e poi le archetypes, dove ci si imparano le ricette. Tipo tu, la prima che dovresti poter imparare è la quarta o terza, non so cos'è, quello con il comunismo preistorico, il martello e il piccone. Sì. Ok, se impari quella ti dà la possibilità di costruire una cetta, un letto e una corda. Ok. Mi chiedono, ma perché ti sei fatto un PG che sembra un trans brasiliano? Perché non capite niente? Perché io sono The Witcher. Ta, si vede? In realtà, perché secondo me tutti i personaggi che crei qui dentro vengono fuori così. No, anche perché prima è passata una donna, vi assicuro che era più mascolina di me, quindi cercano Esatto. di ispirarsi a Dark Souls, quindi in base al peso trasportato si consuma più o meno stamina. Esattamente, più hai peso, più quando corri ti si prosciuga il fulmine e sono Conan acidi. Esatto. Allora, quindi tu adesso dovresti saper costruire tipo una ceta, un qualcosa. Vediamo un po', secondo me non c'ho materiali. No, mi mancano i branch e le pietre. Allora, per Mi manca tutto. le pietre, aspetta che noi siamo comunisti e quindi facciamo le cose per bene. Ma è vero che se sei buono ti tirano le pietre? Perché allora io sto fermo e aspetto. Guarda, ne ho ben tre, attenzione. Faccio guacino. Questa cosa. Sì, ma ne ho solo tre, ne ho. Sembra più Imenda vecchio, beh, perché no? The Witcher dei trans brasiliani, tutto possibile. Allora, vediamo. Io per costruire una spada intanto ho bisogno di pietre, arbusti. Vabbè, allora io avevo preparato gli ingredienti per costruire un altare, però direi che è cosa buona e giusta Io devo utilizzarli. bere, se no muoio. C'è il lago qua davanti, c'hai gli ettolitri di acqua. Cosa devo fare per bere? Con la tastiera la E, te, non so, avrai un Ah, tasto ok, sì, no, d'azione. ok, vabbè, allora bevo. Guarda come bevi, sollazzati. Però manca tutta la parte di animazione di questa roba Sì, qua. ma spero che le mettano. Non raccogliere quella roba e carne marcia che mi si è marcita addosso. Avrai anche fame, suppongo. Un quarto di fame. Un quarto di fame. Allora, per la fame ti mangi gli insetti. No, Ma sì. dai, escimi due robine veloci, no? Tac, una bistecchina. Allora, accendiamo il fuoco. Tac, mettiamo la. Non ho legna. Aspetta, che vado a prendere la legna in casa. Anzi. No, non facciamo, andiamo a tagliare la legna. Andiamo a tagliare la legna. Ah, Questa famiglia 4, di merda 12, facevano schifo. 20, tac, 23, ecco, ho già 40 di legna. Allora, andiamo davanti al mio fuocherello, ci metto la legna, ci metto la bistecchina, accendo il fuocherello e aspettiamo che Tac. si cuocia, tac, la E bistecchina. facciamo un bel Un bel arrosto. Enzo sì. Paolo Turchi coi capelli grigi, dico. Adam D-Man dopo una carriera di lottatore da wrestler fallita, tutto vero. Fortuna che è un signor dottorone, non so di chi sta parlando. Allora, vediamo che punto è. Quasi cotto, eh? Bene, Quasi cotto. queste belle scaloppine di barbaro. Ma senti, ma il Tac, fatto che la casa off. sia dei rabarbari l'hai messo tu, ovviamente, sta cagata. Il rabar no, i rabarberi è il clan qua A cui ti sei davanti. affidato. Esatto, e mi sembra una cosa buona e giusta, insomma, evitare di essere picchiato da gente a caso. E quindi. Allora, per la carne, tac, si butta per terra e te la raccogli. Perché Ma magno. ancora il passaggio mano a mano non penso che ci sia. Il PG del Kaiser in realtà è il pelato di Brazzers, e se si toglie i pantaloni conferma questa teoria, perché. Se volete tolgo un attimo, perché poi ovviamente per chi non lo Ah, chi è? sa, Aiuto! ma no, aiuto, c'è questa cosa che nella creazione del personaggio c'è la scelta della lunghezza, È importante. ovviamente, e io voglio, sfido chiunque a aver scelto la Guarda che lunghezza raccogliamo migliore. un po' di carne. Ossa, ossa, ossa. Ecco la carne. Allora cuociamo altra carne. Tac. Ma sì, ecco, quello lo fa cagare, posso dirlo? Io l'ho mangiato. Non l'ho mai mangiato, però questo dà dei mozzichi abbastanza brutti.
E accendiamo il fuocherello. Tac. Grigliata mista in giardino, cioè. ciao, La Frankie. baldostanina. Un parametro fondamentale, la lunghezza del Sì, cono. Ecco, il tasso adesso si è si è fatto la fatto. Non è salsiccetta. Ma cosa buona. Qui qui c'è una tipa c'è una tipa che puoi incredibilmente andare. vestita, tra l'altro. Questa è la danza del saluto. Sì, esatto. Ciao, è andata via E la se signora ne va, tipa. va E bene, se ne va. antipatica, guarda, se la tira. Non è che sei E l'unica, te addirittura la tira. salta, no, non so mica fare. Ecco che arriva Mandingo. Arriva, esatto. Guarda come cambia immediatamente la situazione, no? Il pelato Mandingo, vabbè. Vabbè. Dicevamo, ho Dice. mangiato. No, non ho ancora mangiato io, tra l'altro. Qua una è pronta. Questa me la mangio io che ho fame pure io. Una tipa tra mille virgolette. Il coccodrillo sa di pollo. E il coccodrillo come fa? Ciao, 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 ciao. Ciao ciao ciao. E off, spegniamo il fuocherello, prendiamo tutto e ti do l'altra bistecchetta. Andiamo sulla spiaggia perché sennò non Io si vede la bistecchetta. mi farei anche l'arco, però ho timore a usarlo. Split. Ma in realtà, visto che io vado di forza, è una buona cosa, buona e giusta che. Qua c'è la bistecchetta per terra. Io mangio questa Volevo. bistecchetta. Use, mangiato la bistecchetta. La lunghezza dei Conan ti dà un bonus nella stabilità. Come la pinna degli squali del pesce, no? Qui Ok, qua c'è la carne. Tac. il bistecchino, varrà qui. Ok. Zang, prendi tutto. Tutto buono. Allora, Ok. dicevamo, cosa dobbiamo fare? Ti devo dare una spa. Ah, dicevamo, sì, che prendo un po' di risorse che avevo accumulato. Tipo un centinaio di pietre, un centinaio di legnetti, questa e questa, e ti faccio una spadina. Tac, Tac. e con la spadina è tutto in discesa. Dicono Oh, che. scusa, scusa, No, scusa. dicono che con il Conan recuperi stamina prima perché metti il cavalletto. Sì Allora. che possono andare avanti, credo, anni così. Ok, ti droppo la spadina per terra. Dov'è la spadina? Qua. Drop. Là. Eccola. Ciapa la spadina, adesso la uso anche. Non contro di me, magari, però sì. Ma Devo ripararla, sei un barbone. come Me l'hai devi data ripararla? rotta, me l'hai data Ma non è rotta. vero, forse se la passi a qualcuno. Sono così poveri che non puoi passare le armi uno all'altro. Beh. Come l'equipaggio? Equipaggi, te la metti nella Ah, barretta sì, sotto la ce l'ho, Minecraft. doppio clic, va bene. Ok. E poi te cos'è che volevi? Volevi un'accetta, un qualcosa? La piccozza per raccogliere la roccia? Ma Piccozzina non so, sì, boh, sì, va bene. per raccogliere la roccia. Craft, come Tac. la maionese, tac. Ma io a questo punto sarei curioso di sapere i fini del gioco, l'utilità del Conan. Fare vedere che ce l'hai più lungo. Sì. Ma Basta. Tac. perché tra l'altro nelle statistiche, secondo me, negli attributi che Eccole qua. puoi boostare, c'è anche l'encumbrance. Io starei attento a sta roba qua. Allora, vediamo un Magari po'. a late game inoltrato Esatto. ci sono delle sorprese poco Guarda che non comode. raccoglie, guarda che non raccoglie. Devi andare lontanissimo per vederla, tipo. Sì. Ciao a tutto. Ok. Inventario. Tac. Va bene. Via, guardala che mosse. Ok, e per cominciare a costruire la propria bella abitazione serve il livello almeno 3, tipo, e imparare Stone Mason, con cui si costruiscono fondamenta, muri e tutto il resto. Però ti serve anche Survivalist, perché col Campfire, che è questo cosetto bellissimo, conquisti, tra virgolette, un pezzo di mappa. E quindi dici, questo è Ok, mio, voi non ci potete costruire. ho capito. Tutto bene. E le cose che possiamo fare sono tante, tipo andare a esplorare qualcosa. Andiamo Andiamo a esplorare. a esplorare. Allora, cosa buona e giusta intanto, costruisciti un lettino. Ah, così poi Perché, spono, esatto, se ok. no se muori riparti dal disagio ai confini del mondo.
Allora. Ma è un'impressione mia, il sistema di crafting è abbastanza incasinato. All'inizio non è comodissimo, Mi manca semplicemente la ricetta. la ricetta per il lettino, che è Craftman, devi imparare. E non me la fa. Oh, eccolo qua, Forse all'occhio. E devi non me la fa costruire. sbloccare. Forse devi costruire le fibre prima. Così. No, non c'ho punti disponibili. Ah, Ecco, e cosa hai fammi. imparato con il punto che avevi? Ho imparato il craftsman. È quello allora che ti fa fare il lettino. Ti appare già a destra. E Sì. ti dice che ti servono Ah, due dice che è quello. legnetti, Ah, sei. sì. Beh, i legnetti sono Sei qua. Esatto. fibre. Sì, mo, i legnetti ce li ho. Mi mancano i twine, cioè Che si costruiscono con le fibre che sono qua. Vedi? Vedi che anche in quest'isola deserta arriva la fibra? È solo a casa di Ivan che non arriva. Bisogna dirglielo. Immagina già i Griffier che invaderanno i server con i falò. Non so se uno può averne più di uno, sai? Non ci ho proprio mai provato. Non ci ho mai provato. Comunque il sistema di crafting, dicevamo, è un po' scomodo all'inizio. In realtà, allora, quando hai dei punti disponibili, si illuminano in giallo quelli che puoi imparare e ti dice il livello necessario che devi avere, il costo di punti e quello che sblocca. Ad esempio, io adesso vorrò costruire questa qua, che è il banco da lavoro per fare armature, però poi dovrò investire ulteriori punti per imparare il busto, la gonnellina, eccetera, eccetera. E lo stesso vale per le armi, per l'arco, eccetera, e così via. Ad esempio, io avendo pompato abbastanza la forza, voglio imparare, anzi, possiamo farlo subito, tanto cosa mi costa questo. E mi faccio un mega martellone, un lock. E vediamo cosa ci vuole per costruire il martellone. Ci vogliono. Vuole Nando. Ah. 30 pietre Cadenale. e un po' di legnetti, quindi lo faccio al volo che li ho qua. Sta roba che raccoglie gli insetti mi fa uno schifo che non hai idea. Ma sai che mi hanno salvato la vita perché non avevo di che nutrirmi fino a poche ore fa? Martellone due Minecraft. Qualcuno starà già sperimentando sicuramente, sì, ma poi la cosa bella, tra virgolette, brutta, perché va a gusti, è che in ogni server trovi delle regole diversissime. Ad esempio, di Ah base, certo. quando sloghi, il tuo personaggio rimane a terra come uno scemo, alla mercé di tutti i passanti. Quindi, se non sloghi in un luogo sicuro come può essere una casa, ti ritrovi davvero nudo perché ti tolgono anche le mutande. Però ci sono dei server un pochino più tranquilli dove è stata disabilitata questa cosa qua. Quindi, se sloghi, basta, sparisci e buona lì. Oppure anche il loot in questo server, come nella maggior parte, se accoppi uno puoi tranquillamente rubargli tutto quello che ha addosso. Altri Sì, quello è server, molto survival, è carino, insomma. esatto, altri server PvE invece non permettono ai giocatori molesti di venirti a rubare cose. Tanto io dovrei riparare altre. Sì, raccolgo un po' di roba anch'io, va. Così riparo quel poco di armatura che ho. Posso farmi un lettino vicino a casa tua? Come no? Dentro casa tua no, vero? Dentro casa mia poi non puoi aprire o chiudere la porta. Così mi loggo alle 3 di notte, tu stai Sì. dormendo. Però armato di pazienza puoi sfondare un muro, penso. Allora, proverò a costruirlo qua. Ogni tanto si vede la laggatina. Credo che ci mette 6 ore. No, no, neanche troppo. Forse non te lo fa costruire perché non sei nel mio, come si chiama, falò. Però volevo vedere se c'era un modo per metterti nella lista Guarda, degli prova a metterlo amici. giù. This land is already claimed, Hai quindi no. capito? E no, non me posso piazzare. Taci tua. Allora, Qua, no, c'è tosso. una X perenne. Qua Repair. posso, sulla spiaggia posso mettermi. Ok, va bene, anche qua, siamo vicini vicini. Triste, ma qua c'è la marea. Cominark, ma Conan dove stai in tutto questo? Conan è il boss finale. Quanto pare. No, non lo so. E Ark invece devo dire che non l'ho giocato, ma dicono che questo sia un pochino più, come
come dire, meno frustrante di Ark. Ti faccio vedere. Senti, il mio come nuovo piazza l'oggetto, perché c'è una tempesta di sabbia. Prima volta che vedo una tempesta di sabbia. Mi spieghi come piazzo l'oggetto per allora terra? Te lo metti nella barra di sotto come Minecraft. Sì, certo. Poi lo selezioni, guardi per terra e premi il pulsante tra virgolette sinistro del mouse. Non so te come sei. Interazione. Sì. No. E spari. Ah, ok, l'hai piazzato, va bene. Tanto riparo. Quindi adesso se muoio rimango qua. Se muori spawni da qua, esattamente. Repair. Ti direi di provare a uccidermi, ma forse è meglio di no. Ma no, ma dai. È finita la tempesta di sabbia. Così. Come è venuta, è passata. Guarda te i casi della vita. Questo posso ripararlo o non ho materiali con me? Repair. Posso ripararlo. Allora, ti do questo perché io adesso non lo uso più. Drop. Guarda l'avvoltoio. Ah! Ecco, anche sul discorso dell'evidenziazione degli oggetti da prendere dovrebbero lavorare un po'. Sì, non è comodissima ancora. C'è proprio la distanza perfetta. Vai sulla spiaggia che tanto poi per il condono te la vedi con gli sviluppatori. Esattamente. Allora, mi sembra stati in Stygia, giusto? O è Nemedia? Cioè, il server è Iboria, poi come luogo vero e proprio non riesco a definire questa mappa tutta sì, desertica. So che qua c'è una specie di città in rovina, ma figurati, qua il primo rinoceronte che passa mi incorna con un colpo, non ci provo neanche ad entrarmi troppo. Sì, sì, sì. Sì. Comunque... Andiamo a fare cose, Andiamo a fare cose. Il bellettino. Andiamo a fare cose tipo... Boh, vediamo. Andiamo a combattere contro qualcuno. Ma a caso. Aspetta, apriamo la mappa. Boh, seguiamo il fiume. Porterà da qualche parte il fiume. Ah, beviamo, va. Che poi c'ho anche la borraccina io. Tac. Bravissimo, te sei proprio uno avanti. Ti dirò che sento un pochino la mancanza della minimappa. Perché mi perdo proprio tanto. Sì, sì, sì. Qua? C'è un animale enorme. Benissimo. Vari animali enormi. Adesso io tac, ti esco la spada. Zang. Guarda come li ammazzo tutti adesso. Sono un po' tantini gli animali enormi. Allora forse stiamo tantissimi. Facendo una cagata colossale. Una cagata. Aiuto, mi ha attaccato, bastardo. Bastardo, mi ha attaccato lui, io non volevo. Ecco qua. Tac, adesso gli piantiamo i martelloni. Poi sei morto. Guarda come muoiono male. Olè. Vai, raccogli carne, raccogli tutto, vai. Io raccolto della carne saporita. Oh, c'è un coccodrillo dietro. Ma c'è dietro. Eccolo. La martellata. Bastardo. Ecco. E c'è un altro. Stiamo anche tagliando gli alberi. Sì. Siamo multitasking. Aia. Ha colpito la tartaruga ninja. Eccola qua. Sistema di combattimento ne hanno parlato un gran bene, cioè gli sviluppatori ovviamente. Certo. E siamo sopravvissuti, non so come, ma siamo sopravvissuti. Sai quanta vita hai? Tipo. Ma sono un po' meno di metà. Beh, tanta roba. Li vedo belli e riattivi, sì, sveglissimi, raccogliamo la roba. Sì. No, manca secondo me un po' di. Poi per carità, tutti i giochi in realtà più o meno così. Manca un po' di mordente il combattimento. Sì, ma è anche difficile fare una roba. No, esatto, cioè sono okay. Fisiologico. Qui ci crolla però su un tronco. Tac, martellone arma, anzi pompo un po' la forza che c'ho ancora dei punti. Che... Tac, e anche la vitalità, che schifo non fa. Se... Oste, com'è il vino? Buonissimo, direi. Ah, ecco. Ma ti avessi visto partire col martellone. Beh, vengono giù però. Che è un piacere, guarda qua. Sì, sangue. Io però devo vedere lo stato della mia arma. Secondo me sarà mezza distrutta. Sotto c'è una barra bianca che ti dice lo stato. Quando la bianca è tutta grigia è morta, vero? Sì, grigio. Allora è morta. Si può riparare, devi avere delle rocce per riparare. Ad esempio, te adesso vedi giorno o notte? Giorno. Ma perché io vedo sempre notte? Cos'è sta roba? Per ripararlo ti servono delle rocce.
E le Sì, rocce la sto riparando, però ho sono... finito le rocce. Ho Ah. riparato il 34%, ma mancano ancora delle pietre. Ma Però se adesso... sono buono me le tirano, quindi sto fermo. Aspetta che prima raccolgo le fibre che non vedo niente. Guarda, se devo andare in giro a raccogliere i sassi. Gesù. Beh, in realtà una volta che ti fai il picconino... Ma ce l'hai il piccone? Piccona questi cosi grandi. Allora, il mio commento era a proposito del giudizio degli sviluppatori sul combat system. In sostanza, ce n'è... Si scoprì così che il tasso si trovava nel server Gotham. Là c'è una luce, perché io la vedo che è notte, te invece che non si sa perché... Io sempre giorno. A meno Ma che la tua... No, non è D&D che la tua razza ha infravisione, come si chiama. no, vedo tutto semplicemente illuminato a giorno. Ti ho perso. Ah, sei là. Ti ho raccolto 900.000 rocce. Io posso imparare un'altra cosa nuova. Ho 3 punti addirittura. Vabbè, poi penso che... posso costruire la forgia. La forgia? La Andiamo fornace. dall'Arconte? Grande Arconte. Poi, boh, poi mi metto d'accordo con il resto della gilda a vedere cosa serve. Uno fa la forgia, uno fa gli archi. Vabbè, certo. E uno fa... Cosa serve per questo? E poi eccola qua, no. La ruota del dolore, dov'è? La Wheel of Pain. Perché cosa molto importante in questo gioco è andare dagli NPC, picchiarli, legarli, trasportarli di forza alla Sì, ruota del alla dolore ruota del dolore, sì. Esatto, e schiavizzarli. sì. Quindi ancora mi stupisco perché sto gioco non sia stato bandito ancora tra ciolle e schiavi. Finirà malissimo. Esattamente. Mangiare Ok. la carne, secondo me. Io non so te, ma Sto io ho una male. fame panico. Sì, ma io fame vera, tra l'altro. Io fra un po' mi vedete con... Tiro fuori del salame, che tanto è di Non è giornata. bello. O torniamo al No, fuoco. no, ho sbagliato tutto, ho troppato roba. No, Non vedo niente, devo raccogliere delle fibre. ho fatto, ho buttato giù delle cose Ah, volontariamente. ecco. Le ho riraccolte. Però mi sono... Ho il food poisoning. Ho Vuol dire mangiato che della hai merda. mangiato carne cruda. Ciccio, quella c'avevo, cioè. Ho capito, abbiamo il fuoco, siamo esseri civili. Guarda, Cazzo, guardami io sono come delle ci uova qua pensi. dove sono io. Un uovo Tac, io, frittatina, tac. No, zang! queste si raccolgono e si mangiano intere, crude. Scusa. Schifo. Tac. Come Rocky. Esatto. Adesso gli ammazzo pure la madre, guarda, chi è? Allora, Questo è peggio di Aldo Giovanni Giacomo. ciao un muco fluo che dice TGM, ricordo il CD con le demo, che splendore di rivista, grazie, sei molto buono. Però, Sì. fossi in tenera, in edicola, perché... E giustamente Shea dice senza CD ma con tanti redattori sex in più, che stasera Giusto. non ci sono. No. Che minchia Stasera... c'entra un gioco di crafting con Conan? Cioè posso capire all'inizio, ma poi lo trovo assurdo. Beh, siamo all'inizio, eh. Nel senso, non è che stiamo giocando da... Qua hai droppato lo scudo qua per terra, forse. Tu sei sempre al buio, io c'ho sempre giorno totale. Ma raccogli lo scudo, così te lo equipaggi insieme alla spada e... Dove... Ah, me l'hai droppato qui. No, Cioè, che se poi facessero vedere anche i drop, penso quanti che drop l'hai erano droppato te, occhi croci. in un sacchetto di vuoto. Picchiare e Dove spera... schiavizzare gli altri, come insegnava il buon James Earl Jones nei panni di Tulsa Doom. Esattamente. Esatto. Grande Mucoflu dice che la ricompra la rivista. Grande. Sarà il caso. Il caso, Guarda là perché... che ci gente, andiamo a fare a Andiamo a botte. fare a botte. Uè, facciamo a tighe. Siete, equipaggia anche lo scudo, non oltre alla spada. Sfidiamoli, Sì, mo' equipaggio, ma sta serena. Aspetta che lo equipaggio, sì, perché sennò qua... tipo... Guarda, guarda che arriva. Zang. È nudo. È nudo, la ciolla, passo la ciolla. Ecco. Sono mortissimo. Mi è arrivato un piccone nella schiena. Ci penso io a salvarti. Non puoi fare IRS. No. Mi hanno Però... ciollato. Se avevo già costruito il... Ecco, guarda qua, tac. Se avevo già costruito il tempio, potevo tipo utilizzare un pugnale rituale per creare degli ingredienti speciali su questi cadaveri. Adesso però mi auto. Sai cosa mi ha detto il server? Che cosa? You were killed by yourself. Ora spiegami come ci vuoi proseguire.
sono nudo come un verme. Sì, è intruppato tutto. Io ti aspetto qua il tuo cadavere. Basta che segui la costa verso destra. Sì, sì. Tanto io mangio. Quindi arriverò ciolla al vento. Mangio un fat grub. Che schifo, mangia. Sì, effettivamente sì. Ma senza fuoco. Avrai food poisoning, io l'avevo ma sono morto. No, perché questa è fatta apposta tipo Bear Grylls che si mangia le proteine. Esatto. Quanto dinamismo, se non lo sapessi lo prenderei per Neo, dice il buon Davide. È uguale, vedi, già i capelli del mio protagonista sono loro. Tra l'altro, se premiamo V, c'è la telecamera bellezza, si chiama proprio. Beauty shot. Si chiama Vanity Cam e si capisce perché. Io sto guardandomi correre nudo con la ciolla al vento. Ti vedo. Sembri proprio una vanity cam, un po' una ragazzi, vergogna cam. Il Blink 182 dopo 20 anni. A correre sulla spiaggia con la ciolla al vento. Ecco qua, così puoi vedere anche. Puoi vedersi nuotare nudi, è una roba veramente brutta. E qua è il tuo cadavere. Qua. Poi Balboni, lo vedi che è in posizione comoda. Sì. Ma gli manca un pezzo, che schifo. È rotto tutto. Ho capito. Come faccio a raccogliere la roba? Premi E. Non lo fa vedere, forse perché è sott'acqua, bug. Ecco, se muori sott'acqua si è fottuto. Se gli do una martellata... non funziona. Così? Io lo ti beggo. Ho raccolto della carne umana, non volevo. Che schifo. Su mi auto ti beggo il mio cadavere, pensa che l'ho morta. Però non posso raccogliere la roba, no, cos'è? È triste, come si fa? Posso dargli delle altre martellate, magari droppa tutto, però non benissimo questa roba. Ah, perché se provo a inchinarmi sott'acqua, forse da qua? Vai via! Della facciolla. Non cogliere niente, sott'acqua non è interattivo. E niente, tiriamo io due martellate, magari. Che scena orribile. Sì, senti, sì. No, è sparito tutto, è sparito. Vabbè, dai, ti seguo, ciolla al vento, facciamo qualcos'altro. C'è un loot, c'è un chest loot. Allora aspetta che picchiamo questi. Aia, ma che cacchio vuoi? Guarda questa. Mi sei guarda sta stronza. Ma chi ti tocca? Ma vattene. Ecco. Aia. Anche questo c'ha la spada, ma mi ammazza sicuro. Ma ci muoio anch'io. Io apro il loot. Ecco. Nella schiena. Non mi contrattacca. Ecco, l'ho tagliato in due. Intanto gli ho svuotato il loot. Legno. E cosa c'ha questo? E altro legno. Sono fatto 50 ciocchi di legno così. Take call. Io gli ho svuotato totalmente tutto. Allora, io c'ho della carne umana adesso, che si può mangiare se vuoi. Certo, ovviamente. Che se fossimo... qual era quell'altro culto? No, Seth. Yogg? Madonna, che bug le scie di sangue. E non solo quelle, fidati. Sto morendo di fame adesso, però. Non voglio mangiare la carne. Ma posso cucinare qualcosa in questa fiamma? Ovviamente no. E se mangio della carne umana, cosa succede? Use. Ma ti intossichi. Ma tantissimo. Food poisoning. Che io invece per costruire, io come seguace di Seth posso creare degli antidoti, ma mi serve il tempietto. Qua si può distruggere sta roba? Bene, non c'è più adesso. Loot chest. Adesso secondo me i tizi tornano e ci fanno un mazzo. Comunque vabbè, direi che ce ne andiamo. Sì, tanto qua mi abbiamo fatto... Beh, hai i pantaloni? Li hai appena costruiti o li hai raccolti? Certo, no, li ho costruiti. Ah, grande. Tac. E le skill rimangono, eh. Eh sì, c'ho la penzula, ci dice il nostro amico Mucofluo, che è verissimo. Uova. Sta crescendo tutto. Grazie. Olè. Mangiamo le uova. Use.
Io la carne umana la butto, cosa me ne faccio di sta carne umana addosso? Mi fa anche un po' schifo. Drop. E drop. Comunque bello perché cammini premendo continuamente E o X che dir si voglia, e mentre cammini raccoglie sassi. Sì, 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 sì. E con la ciola li raccogli. Esatto. Ci sono queste fortune che hai un arto in più a volte. Dove stiamo andando? Premiamo M, boh, ok, alla fine del laghetto. Un cervetto. No, potremmo tirare tutto a destra e andare verso quel muro a vedere che cosa c'è dentro. Tutto a destra. Vedi che c'è una specie di cuspide che sembra un muro. Cuspide. Poi c'è una montagna sopra, non so se ci siamo passati. Tipo il culo della morfina. Boh, te vai che io ti seguo. Ah, io stavo guardando la mappa, ecco perché non capivo. Sta roba, eccola qua, alla Skyrim. Dove sei? Ti ho perso. E però ho finito la stamina. Astro, ma il pallino viola in alto a sinistra nello schermo che è? L'ho notato l'altra volta. Il pallino viola in alto a sinistra. Vedo mica niente io. Anch'io. Neanche da Twitch vedo niente. Sento te che fai dei versi, dove sei? Sono qui che sto cercando di arrampicare. Ah, eccoti. Ma... Ah, non da là, c'è la strada. C'è... Tac, c'è la stradina. Tac. C'è la tangenzia, dove devo scherzo andare? Niente. Tac, vediamo cosa c'è. C'è una iena. Aspetta, facciamo una cosa, che qua c'è un bel coso. Equipaggia, no, un'arma, niente. Fai premi C per fare a pugni, tipo. Sì. Ecco, guarda da questa parte qua, guarda. Tac, così ci facciamo la foto da mettere sulla rivista. Sagace. Tac. Mentre la iena voilà, ci mangia. Mentre no? La iena ci mangia, via. Aspetta. Starta. Sono stato azzoppato. Aia. Ma hai ammazzato. C'è l'altra iena. Poi col fatto che c'è ovviamente il Friendly Fire. Beh, ovvio. Perché ha una martellata sulla faccia. Che... A noi i giochi senza Friendly Fire ci fanno schifo. Raccogliamo tutto. Io la carne ce l'ho anche, il fuoco che manca. Aia. Scusa. Figurati. Come facciamo a fare un focherello? Questo qua costa l'ira di Dio, costa 50 rametti. Ma chi l'hai mai visto in vita 50 rametti? Io vado dritto, voglio vedere cosa c'è là in fondo. Beh, a parte le iene. Ascolta, io mi mangio un po' di carne cruda. C'ho un gatto, guarda sta iena di merda che mi viene addosso. C'ho il gatto che è incuriosito. No, un gatto che sparisce adesso. No. Picchi di lag. Guarda la iena. Adesso ti ammazzo a cazzotti. Io intanto ho picchi di lag, non so se sopravviverò. Guarda, due iene a botte devo far fuori. Qua c'è, eccole qua. Raccogliamo tutto. Poi con sta pelle ci faccio l'armatura. Tac. Sei morto? Ecco qua. Raccogliamo i legnetti, così poi ci facciamo il focherello con la grigliatina. Ecco, io ti vedo là che salti. Sì, ma non lasciare i cadaveri così, raccogli la carne. Allora ti spiego, c'è un problema di interfaccia però, perché io sto usando il pad. X è il tasto di interazione, lo tengo premuto, compare la rotella, scelgo la voce loot all, cioè loot tutto, e non succede niente. No, perché la carne devi picchiare i cadaveri e ti spawna da sola. Quante ne sai. Tac. E ti ho perso. Sono detto cespugli. Eccolo. Cespugli. Ah, stai facendo la pipì, scusa. So, in realtà sto facendo tipo, sto deforestando i Boria. Però servono, io devo raccogliere i legnetti, se non mangiamo qua finisce malissimo, finisce. Perché però mi sto avvicinando al punto dove volevo arrivare. Ecco lì, c'è una torre tipo Sauron. Allora, andiamo a vedere la torre e poi pensiamo al cibo. Deve essere l'alfa dell'alfa. Beh, siamo molto indietro, siamo. C'è un rinoceronte però. No, no, non è cosa buona. E un coniglio. Guarda che il rinoceronte fa malissimo. A me, nemico cattivo, coniglio, un colpo l'ho ammazzato. Ah, ma ci stiamo avvicinando alla città distrutta, se apri la mappa. Sì, sì, esatto, lì volevo andare. Il rinoceronte, lì sto alla larga. Potrei spaventarlo con la mia ciolla.
Cioè, gliela esco in faccia, sono messo. Ma secondo me lo scambio per un corno e parte Esatto, la c'è un. carica. La cogliamo i legnetti. Trovare l'ingresso della città. Legnetti. Lui si arrampica su. Ah, ecco la torre là, non l'avevo mica vista. Tac. Eh no, ma non ci si arrampica di qua, dai. Ah, cioè, va bene l'alfa, però. Ancora sui muri, non camminiamo. Chissà se Non è che metteranno. povero Claudio col pad, ma senti, senti il Mancini. Chissà se metteranno mai i cavalli, tipo. Non sarebbe una brutta cosa. Eh? Non parlavano di mettere le mount, sì. Tra le prossime release ci saranno le mount. Cambia un Sì, perché se no pochino, c'è da spararsi in bocca. Cioè. eh. Con skill dedicate. Cosa c'è qua per terra? Perché c'è un cadavere qua per terra? Vieni a lottare tutto, Claudio! Diventi ricco! Vieni, vieni, vieni! Le pelli. Della carne. Dove sei? Sono dietro di te. Qua. Mi vedi? Devi voltarti. Ah, Ciao! sì. Ah, c'è un Qua per cadavere. terra, vai, vai, lutta tutto, lutta. Ma Attenzione, quanta roba. Minchia. Ma ciao, prendi ciao, tutto. ciao amica, grazie, ci stai salvando la vita. Ok, Adesso questa tornerà e non troverà più niente. c'erano Allora, delle. tunichina, le braghette sono le stesse e non c'è la ciabattina, maledetta. Tipo se io taglio il cactus. Però la carne putrida la butto anche. Sì. Come Sta stronza, c'aveva la carne putrida addosso, guarda te. osa? No, qua ci sono insetti però. Mangiamo gli insetti. Use. Questo non si abbatte, io voglio entrare in città però. Andiamo dritti? Si entrerà da qualche parte. Sì. Tipo la. Ah, sono le mura della città queste. Raccogliamo Oh, io sarò i legni. un tardone col pad, ma tu c'è una propria percezione spaziale che è totalmente nulla. Allora. Che poi la Sembra tizia Simaro qui. sono. Ecco, le mura sono crollate là, e ciò non è bene. Di Però. solito no. Adesso continuiamo a vedere cosa succede. Chissà chi ci sarà, facciamo lo screen, così Muco Flu poi. dice, mi sembra ci sia del potenziale. Ma il Ma potenziale c'è attenzione che perché. scende la notte anche da me. Dopo 6 ore scende la È notte. finita la stamina per me. Anche Allora. per me. Il potenziale c'è perché io odio questo tipo di giochi, eppure mi sto divertendo. Sto guadagnando corruzione, non so cosa vuol dire. Anch'io, non so se è una cosa buona o meno. No, perché c'è uno teschio. Secondo me queste terre sono corrotte. Da Guarda che chi? c'è Io uno scorpione enorme. C'è uno scorpione sto enorme, anche guarda. morendo Guarda di fame, però. lo scorpione enorme, lo vedi? Usa. No, ce l'hai alle spalle uno! Ma no, non ce l'ho alle spalle, che cazzo dici? È Ce l'ho qua, è qua, è davanti. qua! Semplicemente è sotto la sabbia. Eccolo qua. Guarda che lo picchio da attraverso i muri. Eccolo qua. Ecco Aiaia, mi ha morso, bastardo. che. Non c'è niente. Io lo picchio. Dalle pelli. Le ossa. Lo scorpione dalle ossa, ragazzi. Dove sei? Ho ammazzato lo scorpione. Ho raccolto ossa su Achilli proprio. E c'è un Ah! E teschio! questo C'è uno dove viene? scheletro, c'è uno scheletro! Bravo, prendilo alle spalle. Sei. Questo è proprio alla For Honor anche. Guarda, abbiamo rotto lo scudo. Questo potrebbe dare ossa, secondo me. Perché sanguina? Mamma mia, sembra più forti. Chissà cosa c'ha. C'è niente, non c'ha. Niente. Adesso uno scheletro. Ma c'è una ciolla di scheletro di osso o sbaglio io? No, 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 era il aia! braccio che è rimasto. Era il braccio. Uguale a For Honor, identico. Qua Là c'è pure. un'altra roba scheletrica terrificante. Là Ma finisce. esco dalla Cosa sabbia. c'è? Guarda C'è che un. mi attacca, figlio di. Ma c'è una Ecco. specie di cane scheletrico però. Vieni a vedere qua. Ho visto. Guarda. Guarda. Ecco qua. Mancia. Ma To. tra l'altro si combattono tra di loro, ma guarda che figata. L'hai Mancia. E to. Mangia. Dov'è andato? visto? Sì, ho È come visto. Doom, si combattono tra di loro. È uguale proprio, guarda. Mi sto accoppando. Non vuole morire.
Vengo a darti una mano, così poi vieni a vedere lo spettacolo. Vieni. Ok, ce l'ho fatta. Vieni qua, guarda che roba. Non droppano niente, non droppano quello. Ah. Però il tipo, adesso è un problema, però, perché il tipo ha ammazzato tutti gli scheletri. E adesso vuole ammazzare te. Io sto ancora morendo di fame e io adesso morirò male di fame. Cosa posso mangiare? Niente posso mangiare. No, c'ho 40 pelli, le perderò. Bevo. Io proverò, come disse Conto dei Scazzi giocando a Doom con il Gabur, io mi levo dal cazzo. Anch'io. Guarda, io riesco, io tornerei al fuocherello, che abbiamo un bel po' di loot. Ma no, andiamo a esplorare, vediamo. Ok, dove sei cioè, allora? Aia, sono circondato. Guarda, vedo di falò. E non è Dark Souls. Raga, restart a breve per pace, ci dicono nella chat sotto. Oh, è spuntato un coso. Ehi, c'è qualcosa che lancia full? No. Un minuto più o meno, quindi io faccio la fuga verso l'esterno. Io ho trovato intanto un posto molto bello. Però c'è tipo 8 scheletri che mi minacciano. E non va bene. No, sono anche di più. Chissà se qua mi danno dei legnetti per fare il fuocherello. Bisogna arrivarci abbastanza carichi, perché sennò... Ah! Allora, con la Corruption ci stanno diventando viola dei pezzi di stamina ciolla. E... No, la ciolla viola è un brutto affare. No, dei pezzi di stamina e dei... e vita. Io ho saltato tutti gli scheletri e sto entrando nella città. Io invece sono rimasto qua fuori come i poveri. Non puoi fare lo share del mio screen, così vediamo... E come si può fare? Secondo me non si può. O muori e vedi il mio personaggio. Se no, non è Destiny. Sì, io... Aiuto, no. Aspetta, è pieno di gente. Ma no, c'è un mostro enorme! Faccio uno screenshot. Grande. È tipo un dragone della morte nera. No, questa roba... Non è appena mi guarda, muoio. Allora, intanto io sto morendo di fame. Sono morto di fame. Aia. Morto malissimo di fame. Hanno muscoli e tendini gli scheletri. Però la cosa bella è che il mostro sta ammazzando gli scheletri al posto mio. Adesso però si è incazzato con me. Quanta tristezza, sì. Adesso io respawno dalla casetta e posso provare a fare la fuga verso il mio cadavere se non resettano il server prima. Però posso dire che c'è un bacchino? Uno? Nel senso, io ho costruito il letto prima. Sì. E mi ha riportato al tempio del merda. Ma perché non ci hai cliccato sopra? Devi attivarlo il letto dopo che l'hai costruito. No, prima di morire la prima volta. Ah, ok. Quindi quella roba lì si perde. No, però tu la casa ce l'hai. Lost connection with server. Sì, esatto, è finita. Quindi finiamo anche noi. Beh, a sto punto sì. Però dicevo, cioè il letto l'ho fatto la prima volta, non devo farlo ogni volta, sembrerebbe di sì. Quindi dici che è one shot, cioè ti resti e sparisce? La casa a te rimane evidentemente. Però rimane lì, poi magari mi rispawna fuori. Adesso che ad esempio sono tornato al tempio. E adesso che non ho fatto in tempo a vedere dove mi ha respawnato. Però se manca il letto per terra vuol dire che è one shot. Sì. E insomma, caro amico Claudio, che cosa ne pensi di questo Conan? Ma richiede un po' di impegno, un po' di dedizione. Diciamo che... No, beh, alla fine in realtà sembrava complicatina la roba del crafting, eccetera. In realtà è molto gestibile, tutto sommato mi sembra assolutamente affrontabile. Bisogna vedere cosa succede dopo un po' che ci stai smanettando, perché finora appunto non è che sia successo chissà che grandi eventi. Bisogna vedere. Ti ripeto, entrando lì dentro c'erano appunto un sacco di mostri, c'era sto dragone enorme. Anzi, adesso no, non posso far vedere lo screenshot. Vabbè. Vabbè, lo mandi a me e lo faccio vedere io. Esatto, lo faccio adesso, aspetta. Steam screenshots. Te lo passo perché vabbè, appunto, era una roba carina da trovare. Sì. Shondisk.
Qual è questo? Ma sì, facciamo questo qui. Il primo letto è monouso, ci spiegano. I livelli alti con il crafting invece si fa interessante. Grazie della spiegazione. Quindi sì, il letto è monouso, grazie al guild. Hai capito? Ho Ma il capito. primo letto monouso o tutti i letti sono? Ah, cioè, Cioè, il il primo primo letto è tier, il diciamo. primo tier di letti, Esatto. sì. Eppure monouso, ma vaffan... Vabbè. Però, allora, ad esempio, visto che nel server normale, livelli alti, il crafting è interessante. Puoi costruire quello che vuoi, ottimo. No, infatti mi parlavano anche che si possono costruire tavoli, sedie, abbellire casa, fare il Sì, corno sì, sì. da guerra in questa fortezza. È palesemente pensato per il gioco di Gilda. Sì. No, ma poi appunto sembra... Parte un po' lento, quello sì, però mi sembra che abbia poi... Mi sembra che la raccolta di risorse, eccetera, alla fine si velocizza parecchio. Non... Il Sì, server è va. stato resettato, sì. No, si velocizza parecchio e l'avanzamento di livello è comunque lentino, un attimo, e quindi non è, insomma, non è che in un giorno all'altro riesci a far tutto tutto. Bisogna portare pazienza, bisogna accontentarsi di tirar su dei muri, di costruire la propria casetta e uccidere delle iene per far la pelle. Insomma, non si può Ciao, fatta pensare. Slack la foto però, così la Oh, fai non avevo vedere. visto che. Allora, tac. Allora. Intanto Aspetta. appunto bisogna capire la corruzione col viola cosa succedeva. Se, boh. Ciapo da Slack che è. Aspetta che faccio fatica. Allora. Vediamo. Arrivo, Tac. Ok, rimane sempre in primo piano, sì. Prendiamo la fotina. Oh, È previsto qualcosa di speciale per tutta la sfera ma. mistica stigiana. Se non eri sacerdote non potevi più notici o roba del genere. Sì, in teoria sì, nella selezione delle razze c'è questa roba, però tutte le skill così, Siamo ancora sì, indietro. siamo un po' indietro, sì. Cioè c'è quando scegli, ci sono tipo 13 razze tra cui scegliere e c'è anche quella, c'è anche questa sicuramente, con, ci sono i ladri, eccetera, però questa fase... Allora, tac, aggiungi immagine. Conan. Ecco qua l'amico. Bioshock. Eccolo qua. Abbiamo spietato oppure meditazione. Poi c'è destra, sinistra, centro. Non pescare le foto con le ciolle, Ecco, no, pesca no, quella. eccola qua. Diciamo che questa non è una zona comoda, o che croce. esatto, ti accoglie sto tizio. Che ti ha shottato male in Sì, un tempo amen proprio. zero. Esatto, no, la cosa simpatica è stata appunto che lui si è... prima si è ammazzato tutti i mob che c'erano in giro e poi si è dedicato a me. Cosa buona Ma pure lui e ha il Conan, Omega, non ci ho fatto proprio caso. giusta. Però bisogna tornarci per scoprirlo. Sulla Aspetta che nostra sto guardando, pelle. gli ho fatto due o tre foto, no, cazzarola, è coperto da uno scheletro. Non si vede, no, purtroppo non si vede. Ecco, ad esempio, che cosa spinge una gilda a andare a coppare una roba del genere? Che cosa ti darà dei reagenti rari per costruire roba, immagino? Presumo proprio di sì. Presumo proprio di sì. Tra l'altro, una cosa bella che ho letto nella guida che accompagnava la copia di anteprima, che i vari sacerdoti, appunto, insieme alla gilda, possono evocare gli avatar delle divinità. Ah, fico. Serve un minuto di canalizzazione, di preghiera. Durante questo minuto appare una specie di fascio di luce dal cielo che indica il sacerdote. E quindi, durante eventuali guerre campali fra gilde, se appare il raggio di luce, bisogna sbrigarsi e andare a corcare di botte il sacerdote nemico. Se no, ti scende Crom, che ne so, Certo. che è un titano di non so 20-30 metri di bronzo, e lui cammina e camminando distrugge città, avamposti che uno ha costruito. Tra l'altro è lo stesso sacerdote che impersona quell'avatar e dà un minuto di tempo per fare il panico. E in quel minuto di tempo il cadavere, cioè il corpo del sacerdote rimane a terra non cosciente e gli altri devono difenderlo perché sennò
fa una brutta fine. Quindi sulla carta le cose sono belline, bisogna poi vedere. Invece appunto invece nel next immediato ci sarà il trabucchio, cioè la catapultina per bombardare nemici da lontano. Ciao. Con i sassi, le cose esplosive e persino cadaveri marci si possono lanciare contro i nemici. Giusto. E poi c'è il sistema di coloratura per vestiti e armatura. Questo è molto bello. E poi le animazioni per gli schiavi, vabbè. Questo. Sì, perché adesso lo schiavo sta fermo e lavora. Esatto. E allora, domanda magica, si shoppa? No, assolutamente no. Compri il gioco, che adesso non mi ricordo quanto costa, $39, 29, non mi ricordo proprio, sinceramente. Lo dico subito, guarda, aspetta che faccio un balzo su Steam. Adesso quindi ci spiega che con la testa di questo mostrone ci si fa il trofeo da appendere. Sti cazzi, sti Conan anche. Sti Conan. Sta a 29,99. 29,99, che rispetto al prezzo di tutti gli altri survival di questo tipo, è lì. Cioè, mi ricordo, sì. Ark è lì, Dust è stato lì, no Dust, Rust è stato lì per tanto tempo e... 30 esatto. Sacchi la case su G2A, ma costa 30 sacchi anche su Steam, quindi più o meno siamo lì. Esatto, costa 60 sacchi la Barbarian Edition, che non so cosa ha dentro, ma credo delle robe fisiche anche. E poi c'è l'upgrade alla Barbarian Edition, 30 euro. Eppure, cioè, eppure. No, magari sai, ti penti lungo andare. Sicuramente è ancora un po' acerbo e si vede, manca ancora tante cose, si sente la mancanza delle note, tutto ancora... un po' spigoloso, però sì infatti io fossi stato in loro probabilmente avrei aspettato ancora un goccino sì, a uscire, assolutamente. Cioè, sì. Secondo me hanno detto la data un po' troppo presto, poi alla fine hanno dovuto aspettarla, ma cioè hanno preferito rispettarla piuttosto che rinviare, però insomma ma già era stato rimandato una volta o sì devo uscire prima. Alla Barbarian Edition ti mandano il Conan e non è una cosa bella. Con le pile incluse. Esatto. Però dai, da un anno, se continuano ad aggiornarlo come dicono, cioè cagando proprio delle patch una dietro l'altra, è interessante come gioco. Attualmente uno magari lo prova, vede che gli piace e comincia a pregustarselo per quello che sarà. Non penso che adesso uno riesca a dedicarci tutto questo tempo. Un Conan di 30 centimetri, esatto, ci mandano proprio quello. Va bene. Del resto uno può giocare single player creandosi il proprio server, può unirsi a altri server. Sì, no, esatto, quando... la cosa sicuramente figa rispetto ad altri è appunto questo supporto totale ai mod, ai server, cioè nel senso non se la menano e quindi uno fa attenzione a quello che gli pare. Ha grossi problemi lato server, è verissimo, tuttora si crasha, si lagga, nonostante il ping sia prossimo allo zero e così. Troppe ciolle. Comunque notevole, adesso non dobbiamo fare altro che aspettare la nostra bella anteprima che apparirà nel numero del prossimo mese a questo punto. Esattamente. Un'anteprima piena di Conan. sarà durissimo di paginare, mettiamo i login di TGM sopra per coprirle. Il censore. Obi-Wan Kenobi, Astro sei il migliore, ti voglio bene. Così. Ecco, va bene. Molto bello. Però visto che si è fatta anche una certa, che è mezzanotte e mezza... Direi che è l'ora del crogiolino. È l'ora del crogiolino. Rimanete sintonizzati, spegniamo e accendiamo fra un attimo col crogiolino. Oddio, va bene, dai. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie di averci seguito, mi raccomando il cuoricino qua, così vi appare la notifica quando torniamo online. E Conan per tutti. Ciao. Ciao, buonanotte.